Ciao a tutti amici di Seika, oggi vi presento l'ultimo arrivo nel catalogo Seika Soft Bait. Si tratta del Fight Crow, un gambero disponibile in tre misure, ovvero 2, 3 e 4 pollici, quindi 50, 75 e 100 mm, in 8 colori differenti. La sua mescola è molto morbida ma allo stesso tempo resistente, quindi avremo una maggiore durata dell'esca durante gli attacchi dei pesci più piccoli e riusciremo a fare più catture con la stessa gomma. La particolarità principale sono le chele vuote, ovvero hanno una sacca d'aria all'interno che ne consente il galleggiamento. Questo per tre motivi molto importanti. Il primo è durante la fase di stop, nella quale il gambero assumerà la posizione di difesa classica, quindi con le chele rivolte verso l'alto, e manterrà l'innesco stand up. Dopo il movimento, che sia shake o naturalmente una piccola cercata, le chele manterranno comunque un piccolissimo movimento quasi in sospensione che riuscirà comunque a far sì che questo gambero risulti molto naturale agli occhi del pesce. Inoltre, avendo delle chele molto più leggere tendenti a galleggiare, durante la cercata il movimento risulterà molto più fluido e quindi molto più naturale. I colori sono stati selezionati per adattarsi a tutte quelle che sono le condizioni di acqua, quindi dalle più limpide alle più sporche. Abbiamo un classico nero-rosso molto acceso, un marrone-arancio con dei flake neri e rossi, un bel blu e nero con i flake celesti, molto adatto per le grandi profondità, un marrone molto intenso con un chart nella parte della schiena che è molto indicato quando abbiamo bisogno di inneschi non troppo visibili, un paio di colori molto neutri, uno con naturalmente dei flake tendenti al rosso e al nero, un altro invece con dei flake neri ma molto trasparente, ideale per quelle condizioni di pesce molto stressato e acque particolarmente limpide, un green pumpkin che è uno dei colori che per il bass non possono mai mancare e un gambero con schiena marrone e flake neri e blu e la pancia tendente al giallo fluo. Questo molto bello anche per le acque un pochino torbide. Un'altra piccola particolarità di questo gambero sono le zampette, che hanno una forma che non ci impedisce l'ingresso in cover molto intricate, ma creano delle piccole vibrazioni ad alta frequenza. Quindi nonostante non sia un gambero con le chele che frullano molto, avremo comunque delle ottime vibrazioni anche in movimenti piuttosto stretti e in cover molto intricate. Sulla parte della pancia abbiamo naturalmente un incavo che ci facilita lo schiacciamento dell'amo durante la mangiata e nella parte superiore abbiamo una piccola guida che ci fa vedere appunto dove andrà ad uscire la punta dell'amo, quindi anche l'innesco Texas sarà molto semplice da fare. Le due naturalmente appendici che vanno a simulare le antenne sono estremamente morbide e andranno a fluttuare appunto anche in fase di stop, dando proprio l'impressione che questo gambero sia vivo. Praticamente possiamo innescarlo in moltissimi modi, dal classico Texas a trailer su un jig, per la misura più piccola ad esempio drop shot e shaky head, possiamo innescarlo a Sasuteki, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Naturalmente la mescola è stata arricchita con del sale, non tantissimo proprio per preservare quella che è la tenacità di questa mescola e lo scent è al gambero, quindi quando avremo l'attacco del pesce lo scent unito alla particolarità di questa gomma molto morbida ma allo stesso tempo resistente ci garantiscono una maggiore durata della boccata, quindi una ferrata molto più sicura. Grazie per averci seguito e alla prossima!